E Radio Radicale con l'onorevole Maria Elena Boschi di Italia Viva commentiamo la vittoria del centro-sinistra del Campolargo alle regionali in Umbria e in Emilia-Romagna. Allora, quando non si litiga, come è successo in Liguria, mi sembra che funzioni tutto molto meglio. Allora, cosa significa questo voto? Intanto complimenti a De Pascale e a Proietti. Oggi si festeggia un bellissimo risultato, anche se giustamente rimane l'amaro in bocca per la Liguria, perché i risultati di Emilia-Romagna e Umbria ci dimostrano che se non si mettono i veti, ma si lavora insieme, uniti, si vince. E dove ci sono i riformisti, come in Emilia-Romagna e in Umbria, noi ci siamo stati con le nostre idee, le nostre proposte, i nostri candidati, alla fine si vince stando insieme. Pensa che su questo voto pesi l'astensionismo come è successo in Liguria anche alle europee. L'altro obiettivo è quello di far tornare le persone alle urne e ritiene che stia cambiando anche il vento. Sicuramente l'astensionismo è un dato che dispiace sempre in qualsiasi competizione elettorale, a prescindere dal fatto che poi magari ci sia stato un risultato positivo per il centro-sinistra. Però è anche vero che l'importante è chi riesce appunto a coinvolgere il proprio elettorato, a chiamare alle urne i propri elettori e in questo caso il centro-sinistra unito è stato convincente, è stato forte. Anche i riformisti che sono andati a votare, a differenza della Liguria, dove non si sentivano rappresentati nella coalizione, e abbiamo avuto due candidati in Emilia-Romagna e in Umbria che evidentemente sono stati capaci anche di tenere insieme la coalizione e di portare i cittadini al voto. Conseguenze per il governo? Ultima domanda. No, non credo che ci siano conseguenze sul governo. Sicuramente è una battuta d'arresto anche per il racconto dell'invincibilità della Meloni e di questa forza di Fratelli d'Italia che evidentemente in Umbria non ha funzionato, nonostante sia arrivato anche il supporto di Bandecchi, il centrodestra ha perso in Umbria. Grazie Maria Elena Boschi.